Salve a tutti, benvenuti a questa lezione di storia che ha come suo punto più importante uno sguardo sull'Italia che si era da poco unita. Quindi vediamo quello che è il nuovo Stato italiano nato quindi dal Risorgimento, dall'unificazione italiana, dall'opera di liberazione fatta al nord contro gli austriaci, poi al centro e al sud da parte di Garibaldi e dell'esercito piemontese. Diciamo che Cavour, che era stato uno degli artefici, soprattutto dal punto di vista diplomatico, dell'unificazione italiana, dopo pochi mesi dall'unità d'Italia morì. E questa nuova formazione, questo nuovo Stato che nasce nel 1861, noi sappiamo bene che da nazione fondamentalmente diventa uno Stato, si troverà davanti parecchi problemi. Soprattutto c'erano due, se non tre Italie, soprattutto c'era una differenza molto marcata tra nord e sud dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista infrastrutturale. Quindi, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, era il motto che andava molto in voga in quel periodo storico. Come si facevano gli italiani? La costruzione di un'identità italiana unificata era un compito molto complesso da portare avanti. E lo si doveva fare cercando di creare equità, uguaglianza, sviluppo che non avesse, diciamo, che non lasciasse indietro nessuno. Si pensi che il 75 circa per cento degli italiani era analfabeta. Addirittura il 90% dei cittadini meridionali lo erano. Quindi c'era veramente un grosso problema culturale e soprattutto di conoscenza anche, no, dei meccanismi e dei diritti democratici di ciascuno. Addirittura soltanto uno su 20, uno su 25 circa conosceva la lingua italiana, perché l'Italia era attraversata linguisticamente da dialetti, quindi ci si esprimeva in maniera dialettale e pensate se tra l'estremo nord e l'estremo sud ci si potesse capire parlando i propri dialetti, assolutamente no, quindi serviva anche una unificazione tutto sommato italiana. Vi erano delle città importanti, ovviamente. C'era Torino, c'era Milano su tutte, c'era Napoli, però malgrado grandi centri importanti, la popolazione italiana si distribuiva soprattutto in campagna e purtroppo non esistevano neppure rispetto agli altri stati europei dei veri e propri distretti industriali. Cioè, c'erano grandi industrie, ma attorno a loro non vi erano i veri e propri distretti, soltanto aziende cosiddette a macchia di leopardo. Dentro il prodotto interno lordo, quindi tutto ciò che faceva la ricchezza del neonato Stato italiano, abbiamo che il 60%, quindi più della metà dei soldi che arrivavano dal lavoro, della ricchezza, derivava dall'agricoltura. Quindi l'Italia era un paese quasi completamente agricolo. Soltanto il 20% arrivava dall'industria e l'altro 20% dal terziario. Quindi parliamo di un'Italia non assolutamente allineata al panorama industriale europeo e soprattutto carente anche dal punto di vista del terziario, quindi della specializzazione. A parte questo, e che non è poco, c'era un altro problema di fondo. L'Italia doveva essere uno Stato centralizzato o uno Stato federale? E questo era un problema non da poco, perché c'era chi spingeva affinché l'Italia fosse centralizzata, cioè lo Stato accentrasse su di sé tutti i poteri, e chi invece diceva che dovevano esserci delle autonomie decentrate, quindi punti di potere autonomo comunque che gestivano il potere in maniera staccata rispetto alla capitale. Il nuovo Parlamento non era eletto da tutti, chiaramente, ma era eletto soltanto da coloro i quali avevano più di 25 anni, erano uomini, avevano il grado di alfabetizzazione e soprattutto pagavano le tasse. Dunque, cioè, era pochissima la base che eleggeva l'assemblea legislativa, quindi il Parlamento. Un'assemblea che si componeva di due fazioni distinte, la cosiddetta destra e sinistra storica. E oggi è sbagliato pensare che quella destra e quella sinistra possano ricalcare, diciamo, quelle del Novecento che si muovevano su ideali e ideologie che assolutamente nel 1861 non c'erano, non prevedevano che questi due schieramenti politici avessero un'infarinatura ideologica di un certo tipo. Erano neanche veri e propri partiti, ma erano
diciamo, centri di potere, di aggregazione. I parlamentari venivano eletti sul territorio, ma soprattutto erano sempre persone ricche, persone influenti, quindi che non avevano un vero e proprio rapporto con i cittadini. Quindi non possiamo fare altro che parlare che non tanto di democrazia, ma di una vera e propria oligarchia, cioè dove pochi avevano il diritto di sedere sui banchi del Parlamento. La destra storica era rappresentata fondamentalmente dai successori di Cavour, quindi coloro i quali avevano la Marmora, Sella, erano ispirati a quegli ideali che tenevano separati Stato e Chiesa, ce lo ricordiamo bene, e soprattutto alla libera impresa che dava dei privilegi soprattutto agli industriali. La sinistra invece era erede del principio mazziniano e di Garibaldi, quindi una formazione laica, borghese e anche popolare, con Crispi, De Pretis, Cairoli, e che chiedeva più diritti per tutti, il suffragio universale maschile, cioè tutti gli uomini potevano votare, a prescindere dalla loro condizione economica, e soprattutto chiedeva un regime economico protezionista, cioè che le imprese venissero protette dallo Stato nella questione del libero scambio commerciale. Il primo modello di Stato che si ebbe fu uno Stato di tipo centralizzato con capitale Torino, che ebbe poi... utilizzò quello che era il lascito costituzionale dei Savoia, quindi il cosiddetto Statuto Albertino che si applicò a tutto il Regno d'Italia. Insieme a questo c'erano alcuni principi napoleonici, soprattutto legati al codice civile, e si ebbero 59 province con i prefetti mandati dallo Stato a gestire ciò che vi era dell'ordine pubblico e della burocrazia provinciale, e poi i sindaci mandati nei comuni direttamente dallo Stato, con consigli comunali che venivano eletti dai cittadini. I primi provvedimenti della destra storica al potere fu l'obbligo scolastico per 2 anni e l'utilizzo della lira piemontese come conio per tutto il Regno d'Italia. Bisognava chiaramente ridurre il debito, perché l'Italia era fortemente indebitata, spendeva il doppio rispetto a quello che aveva di tasse, guadagnava di tasse, quindi aveva 1 di entrata, 2 di uscita, quindi era sul medio e lungo termine insostenibile questo Stato italiano, e allora bisognava sicuramente ridurre le spese e aumentare i guadagni. E come? Innanzitutto aprendo ancora di più alla libera impresa. Ma questo provocò degli scompensi soprattutto al sud, perché il sud non era abituato a poter competere con le imprese del nord, le altre imprese europee, quindi andò subito in affanno. La concorrenza fu solo l'agricoltura meridionale, e già questo sistema economico che era debolissimo lo fu ancora di più. Contemporaneamente però l'Italia ebbe un grande sviluppo, per esempio nelle infrastrutture, le ferrovie furono triplicate, così come le strade, le linee telefoniche, quelle telegrafiche. La destra poi mise all'asta i beni pubblici, che quindi portarono dei guadagni anche alle casse dello Stato, però chiaramente per pareggiare il bilancio, quindi per mettere a posto i conti dello Stato, la destra alzò molto molto le tasse, colpì i beni di prima necessità, la tassa sul macinato, quindi fasce popolari e contadine furono particolarmente colpiti da questo aumento delle tasse, e ci fu soprattutto al sud una grande rivolta anche armata contro questo tipo di nuovo regime fiscale, tasse che non venivano digerite assolutamente dalla popolazione già di per sé povera e provata da un sistema sud che non reggeva dal punto di vista economico, e questo fu il problema che dovette affrontare la destra storica. La situazione delle campagne quindi era complicata, c'erano terreni paludosi, incolti, abbandonati, le condizioni di vita erano veramente complesse, quelle delle campagne. Diciamo che soltanto la pianura padana, oltre che le piccole industrie del nord, se la passava bene, perché comunque c'erano gli allevamenti, le imprese agricole più grandi. Il centro aveva, anche il centro Italia aveva ancora tanti problemi legati anche al fatto che al centro esisteva ancora lo Stato della Chiesa, quindi vi era Roma che ancora non era una città italiana, e quindi
Questo provocava delle tensioni, quindi il sud era davvero, davvero messo male dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. I contadini soprattutto stavano malissimo, mangiavano male perché non avevano risorse economiche, si ammalavano molto più facilmente e quindi vivevano addirittura di baratto perché non avevano il conio, non avevano i soldi per comprare i prodotti. Si percepì di fatto un vero e proprio stato di ingiustizia e proprio dal sud partì una rivolta violenta contro tutto ciò che era stato. Si chiamò brigantaggio. Brigantaggio nelle campagne, partendo dalle campagne del sud, si ebbero delle ribellioni contro gli uomini dello Stato, contro coloro che riscuotevano le tasse, contro coloro che lo rappresentavano, in effetti. Furono rivolte armate e lo Stato reagì in maniera particolarmente violenta e repressiva, come dal 1861 al 65 circa ci fu una vera e propria guerra al sud contro i briganti. Sbagliato dire che i briganti erano tutti neoborbonici o ex soldati o reduci di guerra che non avevano nulla da perdere. C'erano anche lì in mezzo contadini disperati, gente che non aveva più nulla da giocarsi e che quindi pensava che la rivolta potesse essere qualcosa di utile per cambiare le loro vite. La risposta dello Stato fu inadeguata perché il governo di Torino, invece di capire il fenomeno del brigantaggio, lo contrastò soltanto e ciò produsse veramente un bagno di sangue e anche un altro fenomeno. La sfiducia nei confronti dello Stato e la rappresentazione sbagliata di sé dello Stato al Sud promosse anche l'avanzata delle mafie, che proprio al Sud trovarono terreno fertile nel proteggere le persone contro lo Stato e soprattutto nel diventare uno Stato parallelo. 1865, il primo grande cambiamento del Regno d'Italia fu il trasferimento, giusto per mettere un po' di pressione al Papa, da Torino a Firenze. Il sogno rimaneva chiaramente Roma, ma intanto le cose stavano cambiando, perché se Roma era inavvicinabile perché Napoleone III difendeva in maniera strenua il Papa, un colpo di fortuna cambiò la storia del Veneto. Infatti ci fu la Prussia di Bismarck che intendeva allargare il suo spazio vitale in Europa, sappiamo era una potenza molto forte ed emergente di quel periodo storico, la Prussia attaccò l'Austria. Attaccò l'Austria e ci fu questa guerra austro-prussiana vinta in maniera anche abbastanza semplice dai prussiani che avevano un esercito molto forte e molto organizzato. Gli italiani si erano schierati bene accanto ai prussiani e pur perdendo contro gli austriaci ebbero la possibilità di acquisire il Veneto. Veneto che nel 1866 fu ceduto non all'Italia ma alla Francia di Napoleone III per sgarbo estremo da parte degli austriaci nei confronti degli italiani, poi ovviamente Napoleone lo girò, diciamo così, allo Stato italiano e quindi nel 1866, quella che fu chiamata Terza Guerra d'Indipendenza, l'Italia acquisì il Veneto, che però non fu completo, diciamo, l'arco nord-orientale italiano perché il Friuli e il Trentino rimasero in mano austriaco. Difficile, molto molto difficile fu l'avvicinamento invece a Roma. Pensate che Napoleone III difendeva strenuamente il Papa, ma addirittura lo Stato italiano dovette contrastare una delle sue icone. Parliamo di Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi che ebbe deciso a un certo punto di partire con i suoi uomini, i 1000 diventarono più o meno 2000, per cercare di prendere Roma con la forza. Prendere Roma con la forza però voleva dire mettersi contro Napoleone III e l'Italia non poteva permetterselo, tanto che Vittorio Emanuele II addirittura ruppe con Garibaldi e lo fece arrestare. Garibaldi fu fermato dall'esercito italiano e decise di andarsene a quel punto in esilio volontario e si chiuse anche questa parentesi importante della storia italiana. Però le cose cambiarono e cambiarono anche in fretta. Nel 1870 quella Prussia che si stava espandendo a vista d'occhio decise di far guerra ai suoi vicini più forti, che erano appunto i francesi. Lo scontro tra i prussiani e i francesi, quindi tra Guglielmo e Napoleone III fu uno scontro clamoroso, fortissimo, che coinvolse anche l'Italia, perché la Francia dovette difendersi e abbandonò la difesa del Papa.
Fu così che il 20 settembre del 70, 1870, il generale Cadorna aprì con le cannonate una breccia a Porta Pia e conquistò Roma, che nel 1871 diventò capitale d'Italia. Il problema fu un problema di gestione fortissima della questione romana e papale, perché il Papa si rifiutò di riconoscere lo Stato italiano e si addirittura dichiarò prigioniero politico di Roma. Malgrado lo Stato italiano avesse firmato la famosa legge delle guarentigie con la quale insomma dava tantissimi soldi al Papa, gli concedeva l'esclusività di Città del Vaticano con i palazzi papali, considerandoli uno Stato a sé stante, e tutta un'altra serie di privilegi, cose rifiutate da Pio IX, che addirittura nel 1874 firmò una famosissima bolla in cui disse proprio non expedit, cioè disse a tutti i cattolici italiani non partecipate alla vita politica e pubblica italiana, perché lo Stato italiano ci è nemico. Questo ebbe grandi conseguenze sia dal punto di vista della vita dei cattolici nelle istituzioni pubbliche, ma anche della Chiesa stessa, e vedremo in futuro che cosa comporterà.